possibile pensare che dei materiali come pietre differenti pescate in giro per il mondo possano in qualche maniera diventare e riprendere una nuova vita? In azienda abbiamo lastre di marmo vecchissime, abbandonate da molti anni, di quelle che sei abituato a vedere da quando sei ragazzino. E riscoprirle è un po' come quando apri un cassetto dopo tanti anni e trovi qualcosa che ti fa stringere il cuore. Ne ho parlato con Piero Lissoni, che si è innamorato del progetto reinterpretandolo in chiave contemporanea con la poesia che lo contraddistingue. Se sono rotti li aggiustiamo, mi disse, come fanno i giapponesi con la tecnica del Kintsugi. Abbiamo immaginato di salvare le pietre e le abbiamo in qualche maniera fatte diventare delle nuove pietre. Abbiamo cercato marmi in ogni deposito possibile e immaginabile, trovando rimasugli dello stesso marmo usato da Miss Vanderone nel Barcellona Pavilion, per esempio, o blocchi dello stesso marmo usato nella cattedrale di Notre Dame. L'idea dell'utilizzo delle pietre perdute è stata in realtà un modo il più serio possibile e il meno distruttivo possibile di utilizzare la pietra senza tagliare nuovamente le montagne. Il progetto Pietre Perdute è in perfetta sintonia con la missione aziendale, grazie al valore del recupero unito a un lusso semplice, fatto di pura bellezza e non dettato da regole di mercato. La relazione con Piero è prima di tutto amicizia e poi collaborazione lavorativa. Generalmente i meeting sono fatti al bar, davanti a un cappuccino se sono di mattina o davanti a un cocktail martini se sono fatti la sera. Il più delle volte parliamo di musica, parliamo di teatro, parliamo di bellezza e poi per ultimo cominciamo a lavorare o a parlare di progetto. Il bar dove andiamo è proprio un piccolo bistro con i tavoli di marmo vissuti, rotti, e guarda caso il barista si chiama René, proprio come il tavolo che Piero ha disegnato per me.